e buonasera ad Arcangelo Rizzi. Arcangelo Rizzi è il presidente della comunità montana Murgia Tarantina, è maresciallo della Marina Militare, esponente di Forza Italia, leggo, e consigliere del comune di Laterza, che è presidente della comunità montana più bassa d'Italia, quella in cui abbiamo sentito si va da zero a te. Io sono, nonostante la mia età, sono ancora una persona ingenua. Posso chiedervi come vi è venuto in mente di dire facciamo una comunità montana? Bene, questa domanda mi stimola leggermente, perché va chiesta ai legislatori che a suo tempo hanno voluto questa legge quadro regionale per individuare questi comuni che ne facevano parte, perché è giusto e doveroso dire alla pubblica opinione, a chi ascolta, perché nel 2004 ci fu una riforma della Regione Puglia dove praticamente scorporò alcuni comuni e sdoppiò una comunità montana della Murgia che comprendeva sia la provincia di Taranto che quella di Bari, e fece questa benedetta comunità montana Murgia Tarantina, dove quattro comuni che avevano i requisiti tutto quanto di montanità, perché per montanità, guardi dottor Vespa, non si intende in linea di massima l'altezza, perché altrimenti solo l'altezza... Cos'è lo spirito montanaro? No. È una peculiarità del territorio, dove va dalla situazione orografica del territorio, del reddito, della questione dell'assetto idrogeologico e quant'altro. Almeno questo sono... Però, la legge del 52, sì. Noi venivamo dalla guerra... Sì. In genere nei paesi di montagna, parlo per esperienza, certo. Parlo della mia regione, l'Abruzzo, che ha le montagne più alte dell'Appennino, ma succede anche naturalmente le Alpi, che sono più ricche, ma insomma c'erano delle zone disagiate, no? Delle zone sulle quali bisogna fare degli interventi, dei piccoli paesi arroccati chissà dove, eccetera, e sono nate le comunità montane. Ora io capisco che è successo, la legge è stata tirata oltre immaginabile, ma con tutto il rispetto, arrivare a 30 metri sul mare, cioè diciamo 30 metri sul mare significa dentro l'acqua praticamente, capisce che è un po' imbarazzante, no? Beh, diciamo che questo comune che è stato usato come campione all'interno del famoso... Ma io ho detto Camaiore, Amalfi... Sì, no, ma io prendo il comune perché è stato nominato, il Palagiano e quant'altro... È un comune omogeneo, aggregato alla comunità montana, perché la comunità montana con lo sdoppiamento della legge 20 del 2004... erano quattro. Ma il paese è più alto, a quanti metri sta? Sta sui 500 metri. 500 metri, sì. Ma in quanto. Si è portato dietro tutti gli altri, il problema è questo. È quel comune che ha diritto a stare all'interno della comunità montana, e poi ci sono le zone omogenee aggregate. Tant'è vero che va detto a chi ascolta, cioè, praticamente i finanziamenti pubblici per tenere in vita questa comunità montana e le comunità montane vanno solo per quei comuni che hanno i requisiti. Nel caso specifico, la nostra comunità montana, basta andare su qualsiasi sito del Ministero degli Interni, dell'UNCE, noi abbiamo 9 comuni, ma percepiamo trasferimenti pubblici inferiori di comunità montane che hanno 5-4 comuni, perché, ripeto, e ci tengo a ripeterlo, i finanziamenti pubblici vanno dati solo a quei 4 comuni che hanno le peculiarità e le competenze di questa zona disagiata, che non difendo, attenzione. Quindi che non difendo, lei, certo. Quando verrà, perché adesso dovrebbe essere... Sì. Abrogata la vostra comunità? Beh, io do una notizia, che praticamente la Regione Puglia, come tutte le regioni, entro il 30 giugno si deve dotare di una nuova legge. Io faccio il presidente da 20 mesi, è giusto che lo dico con orgoglio pure, tra parentesi, e dal primo momento che mi sono insediato facendo sensibilizzazione sia sulla Regione Puglia, sia che anche gli organi ufficiali dell'UNCE, tutto quanto, ho chiesto che si facesse una nuova legge che rivedesse i parametri di comunità montana e quant'altro, che aggregasse una serie di comuni, quindi eliminando questi comuni. Ma quello che dico, attenzione, l'ho messo nero su bianco con atti anche legislativi e anche con dichiarazione alla stampa. Insomma, alla fine di giugno scomparite o non scomparite? Noi come UNCEM regionale, con l'ausilio dell'UNCEM nazionale, stiamo facendo una proposta di autoriforma che viene prima del libro La Casta, dove aggreghiamo una serie di situazioni, e la nostra viene... sa come finisce? Che di autoriforma in autoriforma non scompare mai. No, niente. Scompare. Dottor Vesta, scompare. Mi dispiace. Maresciallo, non scompare niente qua, capisce? Io poi, per carità, poi i soldi magari li utilizzate bene, so che lei ha uno stipendio di 500 euro al mese, che insomma non sfonderà le casse dello Stato, ma è il criterio che in Italia tutto si aggiusta e niente scompare. Questo è il punto, capisce? Lei guardi il problema nazionale e vedi 500, capisce? Ne parliamo con altri sprechi dopo la pubblicità. Io sono
senza parole. Orioli? Sì, il tasso di dispersione ordinaria 50. Dell'acqua al sud è intorno al 60%. Sì. Il 60% dell'acqua che va nelle tubature sparisce. E non perché ci sono dei fori casuali. E noi paghiamo. Certo, ma perché ci sono delle deviazioni create apposta. Quindi... Nel cioè qualcuno si ruba l'acqua? Certamente. Credo sia uno dei migliori business della mafia. Sottratti, quindi rubati illegalmente, quindi 4 miliardi di litri di acqua all'anno. Che è tradotto in soldi? No, non l'ho tradotto in soldi. 4 miliardi di litri. Insomma, degli enti che dovrebbero gestirle queste le acque. Ci sono una miriade di enti. Lei va contrattacco, eh? Ma certo che lo perché nella, basta, no, chiedo scusa, basta che non le chiudono la comunità montana sul mare. No, lei, non è questo, è non è vero questo. Perché nella proposta di nostra di riforma abbiamo chiesto l'abolizione di due comunità montane su tre, che all'interno di queste nuove. Che fine fanno quelle? Cioè vengono abolite, nel senso che non esistono più. Esisterà un'unica comunità, vestito, escono fuori i comuni che non hanno i requisiti, ne diventa solo uno di tutta la Murgia. Con però attenzione, questo si chiede alla regione in maniera forte e anche diciamo denunciando a chi dovrebbe avere il compito di controllo, questo dare le funzioni, altrimenti chiediamo di chiuderle completamente, perché nelle funzioni, dottoressa, lei deve sapere questo, c'è il paradosso dei paradossi. La regione Puglia nel 2004 fa la legge di riordino dove si inventa questa comunità montana che non ha mai avuto la mia condivisione, e l'ho detto dal primo giorno, come dicevo prima, e dice questo, papale papale, proprio tradotto in termini un po' ridicolo ma pratico, che qualora nasce un parco all'interno di un territorio dove ricade la comunità montana, le competenze vanno date alla comunità montana di competenze. Sapete che fa la regione Puglia? Inventa l'ente parco, naturalmente competenze di professionalità che ci sono vengono accantonati. Due, un ente, lei mi insegna nuovi consigli di amministrazione, ho denunciato pubblicamente sui giornali tutto qua, ma c'è il silenzio da parte degli ordini di stampa di questo, perché quello non fa udienza in libro la casta, quello non fa questo, diciamo, prendere posizione ai politici che sono, attenzione, io non vedo mai una trasmissione dove si va a chiamare per nome e cognome coloro che hanno bipartisan approvato questa legge di mettere Palagiano, ma non solo Palagiano, non me ne voglio gli abitanti di Palagiano, ma in tutta Italia questi comuni che non hanno i requisiti, perché ripeto, nella proposta di legge che formuleremo, noi diremo. Ma secondo lei come nasce? C'è la legge, quindi si può applicare. No, ma è giusto, si deve applicare. Attenzione, all'interno della legge, perché qui ci prendiamo in giro, ci giriamo attorno, se poi chi legifera, la regione in questo caso, non dà le funzioni, quindi non ti dà la competenza delle acque, del territorio, del dissesto, del marketing e quant'altro, di che cosa stiamo parlando? Allora chiudiamole tutte in Italia e il problema è risolto a monte. Non c'è chiedo scusa, l'ultima cosa, sapete quanto costa la riduzione delle comunità montane, quanto la manutenzione dell'ascensore di Monte Citorio? Stiamo parlando di questo, le porto i dati, le porto i dati, 2 milioni di euro sono la riduzione, vada nel bilancio che non 57, pubblicate l'ha detto il servizio 57 di tutti, sto parlando della Puglia, sto parlando la Puglia non vale un ascensore di un ente, la Puglia non vale un ascensore di Monte Citorio, se la mettiamo per tutto vale poco, è un paradosso questo, è un paradosso questo ascensore qua, Montacarichi là, 57 milioni, è ridicola la corsa, andiamo a vedere come si perde l'acqua, Domenico Potestio.